Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Questa volta, ragazzi, volevo aggiornare un po' su perché sto facendo un po' meno video di Castle Clash, perché sto facendo meno live e nuovi tipi di video che vorrei portare sul canale. Allora, iniziamo con il dire il perché sto facendo meno video di Castle Clash. Uno dei motivi, ragazzi, è che non mi esce un eroe nuovo davvero da un bel po' di tempo. Quindi, diciamo che la voglia di giocare, anche grazie al caldo, ragazzi, estate è un po' scesa, quindi sto giocando un pochino di meno, entro a spazzare, faccio giusto le War, ragazzi, che sono anche un altro motivo per il quale non, come vedete, non stanno uscendo molti video di guerra. Cioè, principalmente in War adesso trovo due problemi principali. O abbiamo contro gilde con eroi fattibilissimi e quindi casualmente riesco a farli molto facilmente, oppure la maggior parte delle volte ormai mi trovo di fronte ad attacchi praticamente impossibili e che devo saltare direttamente. Per esempio, se ci sono dei Michael impossibili o oppure se c'è pistolera che davvero quando la incontro praticamente l'attacco non si può fare. Quindi diciamo che da quando inizio a giocare a Castle Clash a ora le dinamiche sono un pochettino cambiate e ci sto giocando un pochettino di meno. Per quanto comunque non smetterò di fare video, ogni volta che ci sarà un aggiornamento porterò un video, se ho un eroe nuovo sotto mano farò un video, magari rolling e qualcos'altro, però comunque non saranno frequentissimi come era all'inizio, ovviamente, anche perché diciamo che gli argomenti principali li ho trattati già sul canale e quindi adesso parlerò soltanto di cose di cui non ho ancora trattato. Poi le live le sto facendo poco perché fa caldissimo, il PC scalda tantissimo, cioè rende l'aria intorno davvero ancora più bollente di quella che già è perché è estate, e quindi spesso e volentieri durante le live, che sono per lo più di FPS perché a me comunque piace giocare molto a Call of Duty Modern Warfare 2, ho visto che non piacciono molto, non sono molto seguite, motivo per il quale mi sembra un pochettino inutile stare in silenzio tutti dentro casa con le TV spente a morirmi di caldo, per alla fine con picchi anche di 0 visualizzazioni oppure 10. È per questo che non sto facendo più, diciamo, molte live. Se le farò saranno magari la sera su Call of Duty, oppure se c'è un qualcosa di Castle Clash che vale la pena farò live anche su Castle Clash. Poi volevo portare anche nuovi tipi di video, come per esempio recensioni, unboxing. Ho iniziato anche a pattinare, ragazzi, chi di voi non lo sa, magari qualcuno lo sa perché gli ho detto in qualche commento. Per anni ho fatto skate, ho ritrovato anche un video su YouTube con una mia parte del 2004, vi lascio il link in descrizione per chi è curioso e se lo vuole andare a vedere. E dopo anni di skate sono passato ai pattini, quindi magari farò anche qualche video fuori, non lo so, farò qualcosa di un pochettino diverso che ho in mente. E voglio ricordare a tutti che mi avete segnalato che qualunque video unboxing o recensione di qualunque prodotto, nel caso sia un product placement, ve lo segnalerò. Per ora non li ho mai fatti, quindi tutte le recensioni e tutti gli unboxing, a meno che non ve lo dico esplicitamente, saranno totalmente indipendenti, e perché gli oggetti li ho comprati io con i miei soldi e non mi è stato regalato niente da nessuno e imposto niente da nessuno. E con questo è tutto per questo video, ci tenevo a informarvi del perché sto apparendo un pochettino meno, il canale un pochettino meno attivo, ma ragazzi, ve lo giuro, la cosa più triste è il caldo, perché pensare, mettersi davanti al computer con questo caldo è davvero una sfida e quindi riesco a starci un pochettino meno. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.